Ben ritrovati con la rassegna stampa di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus venerdì vertice tra governo e regioni sul decreto con le nuove regole della fase 2. Il via libera è atteso nel weekend. Previsto un nuovo consiglio dei ministri alle ore 12, ma all'ordine del giorno dovrebbero esserci solo alcune leggi regionali in scadenza. Per l'approvazione del DL invece bisognerà aspettare almeno sabato. Si attendono i dati epidemiologici che determineranno le ripartenze differenziate appunto in agenda. In agenda c'è un nuovo confronto con i governatori. Decreto rilancio, gli incentivi per la mobilità sostenibile, 500 euro per bici o monopattini elettrici. Bonus per i mezzi cittadini, prima stralciate e poi tornate nel testo definitivo. Nel decreto approvato dal governo ci sono anche gli incentivi green, da quelli per la mobilità, 500 euro come dicevamo per bici e monopattini, al rafforzamento di ecobonus e sisma bonus, al 110% appunto se i lavori consentiranno un salto di due classi di efficienza. Coronavirus DL rilancio, 3,25 miliardi alla sanità, raddoppieranno le terapie intensive, 4.200 borse per specializzanti e di quei soldi 240 milioni saranno destinati a nuove assunzioni, tra le quali quelle di 9.600 infermieri destinati al territorio, ha annunciato appunto il Ministro della Salute Roberto Speranza. Durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri sarà rafforzata la medicina territoriale. MES, dalla Spagna alla Grecia, i governi del Sud Europa si tirano indietro. Nessuno vuole essere il primo a chiedere il prestito. La linea di credito non avrà condizionalità e risulta conveniente per i paesi che si indebitano a tassi relativamente alti rispetto al resto dell'Eurozona. Ma si teme lo stigma e la reazione negativa dei mercati che potrebbe erodere i risparmi attesi. Così tutti si affrettano a dichiarare che per ora non ne hanno bisogno. Atene, secondo la stampa locale, attende le mosse dell'Italia. Coronavirus, caso mascherine fantasma nel Lazio. Zingaretti ha detto chi se ne approfitta pagherà. Istituita una commissione d'indagine. Intervenendo il Consiglio regionale, il governatore ammette gli errori, dice in buona fede, compiuti dalla macchina regionale nel tentativo di reperire dispositivi di protezione. La presidenza della commissione speciale alle opposizioni, forse a Chiara Crosimo di Fratelli d'Italia. E intanto spunta un collegamento tra una delle società e il capogruppo regionale della Lega. Notizie da Napoli e dalla Campania. Riapertura a spiagge e ristoranti, De Luca presta il governo, la stagione balneare è ormai alle porte, ma a causa dell'emergenza coronavirus e della poca chiarezza per il momento del governo, non ci sono certezze sulla riapertura dei lidi e sulla possibilità per le famiglie di recarsi al mare. Stop e linee bus, ANM pronta ed esposto in procura. ANM avvierà una procedura di carattere disciplinare e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per improvvisa astensione dal lavoro di alcuni autisti di bus che ha provocato la mancata circolazione di alcuni mezzi a Napoli. Tragedia sul lavoro, muore operaio napoletano in Emilia-Romagna, morto sepolto sotto un cumulo di terra, un operaio 55enne di Afragola, vittima di un incidente sul lavoro a Cattolica, come scrive appunto Rimini Today, Tommaso Torri. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno scavato per 3 ore nella speranza di trovarlo ancora in vita, ma non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato solo intorno alle 14.30. In queste ore la linea ferroviaria ha continuato a rimanere interrotta appunto per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso, negozi all'aperto, i commercianti potranno usare gli spazi pubblici. Dopo i plateatici, quindi i negozi, Casugana apre all'utilizzo di strade e piazza della città, stand esterni ma anche eventi e promozioni. I bottegai dicono ipotesi interessante. A Treviso tornano alla luce le reliquie di Santa Pulcheria, protettrice dalle pandemie. Le reliquie dimenticate saranno restituite al culto dei fedeli. Santa Pulcheria viene invocata in questi tempi di pandemia da coronavirus
perché protegga l'umanità dall'ottava piaga d'Egitto di memoria dell'Antico Testamento. La scommessa di Gibos, aperti un paio di mesi e se non va, chiudo tutto. Titolare Gibril Del Monte, dopo lo stop di 2 mesi per il Covid, ho voglia di tornare a fare il mio lavoro, ha detto, ma con gli scontrini ridotti del 70% è tutto un grosso punto di domanda. Zaia dice visite ai congiunti anche tra Veneto e Friuli, piscine e palestre verso riapertura. Il punto stampa di giovedì 14 maggio, il governatore del Veneto è tornato sul tema delle riaperture delle linee guida INAIL, apertura nidi e centri estivi nella nuova ordinanza. Precipita da un sentiero, muore escursionista trevigiano, tragico incidente in mattinata nella zona di Sedico sul Monte Peron. Floriano De Collo, 64enne di Follina, scivolato per oltre 40 metri sotto lo sguardo dell'amico che si trovava con lui. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Il Trieste Airport riapre a metà giugno. I primi collegamenti saranno con Roma e il Sud Italia. Per i voli internazionali però bisognerà probabilmente attendere settembre. Il Trieste Airport, si domandano, difficilmente riaprirà prima della metà di giugno e per i voli internazionali bisognerà probabilmente attendere settembre, come dicevamo, e lo scalo regionale ufficialmente resta chiuso fino al 17 maggio. Ma, spiega l'amministratore delegato Marco Consalvo, non ci sono le condizioni per riaprire in Friuli Venezia Giulia come nel resto d'Italia. L'intenzione delle compagnie aeree è quella di programmare quanto prima i decolli per evitare la catastrofe finanziaria, ma nessuna immagina di poterlo fare appunto questo mese. La vera incognita, precisa Consalvo, è la domanda: ci saranno persone che vorranno volare? La risposta è legata alla percezione del rischio sanitario. Gorizia vara nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà. A disposizione altri 120.000 euro. Per accedere al sostegno basterà una telefonata. Cari amici, a mitigare in parte la tristezza per la morte di un altro goriziano a causa del Covid-19, comunicata ieri, gli eccezionali dati di oggi che vedono i guariti arrivare a 60 e i positivi a scendere a 16. Commenta così il sindaco Rodolfo Ziberna. Numeri davvero, davvero buoni che ci fanno sperare di aver intrapreso la strada verso l'uscita dal tunnel. Non pensiamo però di diminuire l'attenzione, dobbiamo rispettare le regole, soprattutto il distanziamento sociale. Vedo troppa gente in giro, vicinissima, con la mascherina abbassata e non sono familiari. Stiamo attenti, ha detto, ma dobbiamo anche pensare ad affrontare i grandissimi problemi economici e sociali che il Covid-19 sta creando alle famiglie e alle attività economiche. Ancora tensioni sulle misure di sicurezza nella base USAF di Aviano. Dopo le dimissioni dei rappresentanti sindacali italiani, Roig chiede ai ministri Speranza e Guerini di verificare il rispetto delle regole. Le dimissioni dei rappresentanti sindacali italiani della base USAF di Aviano, perché ampiamente motivate? Dice, il loro è un grido di allarme, più che condivise, dobbiamo avere al più presto un quadro preciso della situazione sanitaria all'interno della base. Così la senatrice del Partito Democratico, Tatiana Roig, componente della Commissione Difesa, che ha presentato una interrogazione urgente ai ministri della Salute Roberto Speranza e della Difesa Lorenzo Guerini, al fine di verificare se nell'area del territorio italiano della base militare USAF di Aviano le regole sanitarie italiane a tutela dei lavoratori e del territorio vengano correttamente rispettate. Centrale dello spaccio in un appartamento a Trieste, 2 arresti. I carabinieri si sono appostati per alcuni giorni all'esterno di un appartamento del centro cittadino, scoprendo il traffico di droga. Venerdì 8 maggio, sera appunto, i carabinieri della compagnia di Via Hermet a Trieste hanno arrestato in flagranza di reato 2 ventenni, cittadini albanesi, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Teatro per i più piccoli al Verdi di Pordenone, il suono degli animali e la nuova serie di video di divulgazione musicale pensata appositamente per i bambini sul tema degli animali in musica. Dopo gli approfondimenti su Beethoven e le passioni amorose che hanno travolto i grandi compositori della storia, il Teatro Verdi di Pordenone prosegue ora la sua ricca programmazione online, TGVP On Demand, appunto si chiama,
che sta proseguendo ininterrottamente dallo scorso 21 marzo e ha già prodotto una trentina di appuntamenti per un totale di 73.000 visualizzazioni, con uno spazio tutto dedicato ai kids, i giovanissimi ascoltatori. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.